Interessante incontro quello svoltosi oggi per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli con lo scrittore Diego Mecenero, autore dello Smontabulli, un romanzo nato nelle scuole e offerto ai nostri studenti con l'intento di affrontare una tematica di preoccupante e dolorosa attualità, quale quella del bullismo in ambito scolastico. L'autore, teologo e giornalista, narra la vicenda di una classe in cui imperversano tre bulli, ai quali non fanno mancare il loro supporto due ragazzine del primo banco, le Saputelle, che esprimono la versione femminile del fenomeno. Ma un bel giorno, con l'arrivo di un nuovo compagno che si rifiuta di sottostare alle vessazioni, le cose incominceranno a cambiare. Il romanzo è scritto con la leggerezza da strappare il sorriso, ma non manca di sollevare riflessioni su come venir fuori dal problema. Solitudine, amicizia, paura e coraggio sono tra le tante contrapposizioni di sentimenti affrontati dall'autore, alle cui basi vi è l'eterna lotta tra bene e male, che potrà prevalere, sostiene Diego Mecenero, con il potere della parola e del dialogo, uniti a tutti i dispositivi che le istituzioni mettono in campo per debellare il fenomeno. Oggi alla scuola Pascoli è stato per me un onore poter parlare ai ragazzi di un tema così importante come il bullismo, che viene affrontato da tanti punti di vista perché tanto preoccupa questo tema. È il Ministero che emana una circolare ogni 2 o 3 mesi su questo argomento e che l'anno scorso addirittura ha prodotto 5 pagine di linee guida di contrasto al bullismo e cyberbullismo, il mondo dei pediatri che si dichiara fortemente preoccupato, il mondo della polizia postale, degli avvocati. Ecco, aggiungiamo a questa voce, oggi ho avuto questo onore, la voce di uno scrittore, cioè di chi ritiene che con il potere della parola, la parola dà il nome alle cose, alle emozioni, si possa contribuire assieme a tutti gli altri esperti a combattere questa piaga del bullismo che, come ho cercato di dire oggi ai ragazzi, uno dei messaggi principali, dico sempre questo: mentre tutti i mali del mondo si capisce subito chi è il cattivone, parliamo come i bambini, e chi invece il poverino che subisce va aiutato, e nel furto si capisce subito che il ladro fa una cosa sbagliata, e nell'omicidio si capisce subito chi fa il male e si capisce anche subito che la vittima ingiustamente soffre e va aiutata. Nel bullismo che succede ai nostri ragazzi, che il bullo è figo e la vittima pensa sono sbagliato io, cioè c'è una grande difficoltà a capire dove sta il bene e dove sta il male, e una finezza così la può sviscerare solo il potere della parola, la capacità di dare nome a situazioni, cose ed emozioni. È stato un grande piacere, sono stati dei ragazzi fantastici, attentissimi, domande molto profonde e intelligenti, e sempre da questi incontri imparo qualcosa anch'io.